Buongiorno e benvenuti in questa sede che è davvero, direi, di straordinaria bellezza. Basta guardarsi intorno, è uno dei templi dell'arte veneziana e credo che è importante per la città non solo per questi capolavori che contiene, ma anche per la storia che rappresenta, perché è la sede della Confraternita di San Rocco, una istituzione culturale e religiosa e benefica che risale sin dalla seconda metà del 400, del 1400. Quindi voglio dire, siamo davvero fortunati, secondo me, di aver avuto una sede così, così bella, così prestigiosa. Oggi ci troviamo qui per parlare del cambiamento climatico e soprattutto del documento che è stato predisposto che è stato adottato dall'Ordine e dal Consiglio degli Ingegneri di Venezia. Abbiamo qui il Presidente dell'Ordine, Mariano Carraro, che ci saluta e ci introduce, per cui gli cedo immediatamente la parola. Se no, parlo da là, che così. Come preferisci. Bene, allora benvenuti a tutti in questo pomeriggio di fine luglio, con un clima, devo dire, tutto sommato accettabile, perché in genere a luglio può essere molto peggio, ma direi che siamo stati un po' graziati, ma vale la pena di realizzare questo convegno, di cui entreremo nel merito a brevissimo, in questa sede che è prestigiosissima, la Scuola di San Rocco, che è un po' definita la Cappella Sistina del Tintoretto a Venezia, e avrete sicuramente già osservato, ma vi invito a farlo anche dopo, le tele che ci sono alle pareti e sul soffitto. Ci sarebbe anche la sala dell'albergo qui in fondo, non so se è aperta. È aperta, ecco, c'è una tela del crocifisso che è meravigliosa. Ma insomma, qui è tutto molto bello e interessante per noi. Avete visto che ci sono dei colleghi che fanno parte della cancelleria della scuola, ma non c'è da stupirsene perché, insomma, il campo dell'ingegneria è vastissimo e quindi è evidente che anche nella gestione di queste strutture l'ingegnere c'è e fa la sua parte. Siamo venuti qua anche perché qui siamo ormai in un periodo che tutti sperano essere post-Covid, non so se sia proprio così, ma quantomeno ce l'auguriamo. Ma siamo venuti qui appunto perché in questa scuola queste tele sono state dipinte dal Tintoretto, perdonatemi, due parole di storia, esco un po' dal mio ruolo di ingegnere, sono state dipinte attorno al 1570, in particolare ce n'è una, quella tela che è la prima sul soffitto, e che è Mosè che fa scaturire l'acqua dalla roccia, che un po' l'abbiamo presa emblema di questo convegno, la presenza dell'acqua, il dissetare gli ebrei nel deserto, ed è un po' un ruolo che svolgiamo anche noi ingegneri nel momento in cui ci occupiamo dell'acqua, degli acquedotti. È una tela di 5,50 m per 5,20 m che Tintoretto ha dipinto nel 1577, e praticamente l'anno dopo in cui Venezia fu colpita dalla più terribile epidemia di peste dopo quella del 1348, negli anni 1575-77. Vi morirono 50.000 persone, pari a circa un terzo della popolazione. Anche quella volta le autorità non si comportarono benissimo all'inizio, nel senso che hanno cercato di sminuire il problema per naturalmente conservare, per tener conto degli aspetti economici, commerci, Venezia, insomma, l'economia
e il commercio erano importantissimi, ma lo vediamo che i temi sono gli stessi anche ai giorni nostri. Una peste che appunto ha decimato la città, tra l'altro nel 1576, quindi l'anno prima della produzione di quella tela morì, di peste anche Tiziano Vecellio, e nello stesso anno il Senato decretò la costruzione della Chiesa del Redentore. Sabato scorso c'è stato, sia pure in tono minore perché non ci sono stati i fuochi, chi è veneziano o chi anche lo è un po' meno sa che la festa del Redentore qui a Venezia è la più bella, la più importante, se possiamo stabilire una qualche graduatoria, quindi è una festa che si ripete dal 1577. Fu costruito il ponte di barche, sapete che dalle zattere viene realizzato un ponte di barche che le collega con la Chiesa del Redentore che si trova alla Giudecca. Ponti, ingegneri, ci siamo, insomma, perfettamente presenti anche in quell'epoca. E insomma, ecco perché abbiamo deciso congiuntamente, abbiamo chiesto agli amici della Cancelleria di San Rocco e l'architetto Posocco, che ringrazio della sua disponibilità, di poter svolgere qui questa assemblea e questo convegno. Convegno, e quindi adesso entro nel merito, che è non l'esito ma l'illustrazione di un primissimo passo che è stato fatto all'interno dell'Ordine per quanto riguarda il tema dei cambiamenti climatici. È un tema con il quale, di grande attualità, con il quale tutti ci misuriamo volenti o nolenti, ci dobbiamo misurare volenti o nolenti. A Venezia siamo in prima fila, non c'è dubbio, perché insomma il tema delle acque alte è strettamente connesso con i cambiamenti climatici. Abbiamo costituito, oltre alla commissione sui cambiamenti climatici, anche una commissione sulle acque alte e sul MOSE, appunto perché sono temi che ci riguardano direttamente, quindi ci è parso giusto come Consiglio dell'Ordine di Venezia di interessarci e di addentrarci in questi temi al di fuori delle chiacchiere da bar, perché poi spesso ci sono molti che parlano e invece bisogna sapere di che cosa si sta parlando, e per sapere di cosa si sta parlando bisogna conoscere, addentrarsi in questi temi appunto tecnicamente. Noi questo siamo abituati a fare. Chiudo con i ringraziamenti a tutti voi e a chi ci ospita e alla Commissione sui cambiamenti climatici che è coordinata dall'ingegner Boato per il lavoro che è stato fatto, ma ci sarà non altrettanto, molto molto più lavoro da fare ancora in futuro, quindi ripeto, questo è solo un primo passo. La buona notizia, se vogliamo, è che quella che compare in questi giorni su alcuni organi di stampa, dove si dice che le rinnovabili battono i combustibili fossili. È la prima volta in Europa, grazie certamente o a causa anche certamente della riduzione che c'è stata nella produzione e quindi della minore esigenza di energia elettrica a livello mondiale e quindi anche a livello europeo, evidentemente. Però per la prima volta l'energia, in questi primi sei mesi, l'energia elettrica prodotta, le energie prodotte da fonti rinnovabili hanno superato l'energia prodotta da combustibili fossili. È un argomento del quale si parlerà diffusamente nell'incontro di oggi, e quindi io non dico altro e ripasso la parola a Sandro Boato per la prosecuzione. Grazie. Sì, grazie ingegnere Carraro. Allora, entriamo nel vivo dell'incontro di oggi, che è appunto finalizzato a illustrare questo documento che è stato adottato da Ordine e Consiglio degli Ingegneri. Il tema dei cambiamenti climatici direi che è abbastanza conosciuto, se ne parla abbastanza, diciamo che ha avuto un momento di grande attualità con il movimento di Greta Thunberg, che ha davvero
attirato l'attenzione di molta parte della popolazione su questo tema. Attenzione che però è purtroppo calata in quest'anno a causa dell'emergenza coronavirus, per cui anche la stampa, i media hanno dedicato meno attenzione a questo tema. Scusate, non ho portato i saluti di Maurizio Pozzato, il presidente del Collegio degli Ingegneri, che era citato nell'ordine del giorno e doveva essere qui con noi, purtroppo non è potuto venire, per cui ricordo che la commissione sul climate change è mista, ordine e collegio, e anche il collegio come l'ordine ha poi alla fine adottato il documento. Pozzato vi porta i suoi saluti, ci augura un buon lavoro e sicuramente continuerà a seguirci nel proseguo. Allora, dicevo del tema del cambiamento climatico, se ne parla, però io ho l'impressione che se ne parli come di qualche cosa che ci riguarda, ma che potrà essere affrontato con calma, insomma, magari domani o dopodomani, e invece purtroppo, come vedremo negli interventi che seguiranno, è un problema urgente che va affrontato subito, se non vogliamo che ci siano delle conseguenze molto molto pesanti per la vita di tutti noi. Il convegno è strutturato in quattro interventi. Aprirà l'ingegner Marino Mazzon con l'illustrazione del documento. A seguire poi tre interventi di tre docenti universitari specifici su alcuni temi. Il primo è il discorso economico, l'economia, cioè l'impostazione economica che stiamo vivendo, alla quale siamo abituati, dovrà avere dovrà adeguarsi alle attività che verranno svolte per l'adeguamento al clima. E il professor Stefano Battiston dell'Università di Venezia, che però non è qui ma è a Zurigo, quindi ci parlerà da remoto, ci illustrerà come. A seguire un argomento che riguarda più da vicino il nostro territorio, ce ne parlerà il professor Marco Marani, che invece è qui presente, e riguarda la gestione del sistema delle acque, nel senso che uno dei problemi più importanti e delle conseguenze più importanti dei cambiamenti climatici e dell'aumento delle temperature è la gestione delle acque, sia l'innalzamento dei mari, ma anche i fenomeni cosiddetti estremi, e quindi la difesa del suolo, e quindi tutte queste attività che dobbiamo prepararci ad affrontare in modo serio, e qui gli ingegneri devo dire che possono benissimo fare la loro parte perché sono i più titolati. E infine si parlerà del tema dell'energia, la transizione energetica, lo citava prima Mariano Carraro, che già molti passi sono stati fatti, nel senso che non sono più solo le fonti fossili, combustibili fossili a produrre l'energia, ma ci sono anche fonti rinnovabili, però bisogna fare ancora molto, nel senso che secondo quello che dice l'IPCC nel 2050 tutte le fonti di CO2 dovrebbero essere eliminate. Per fare questo bisogna che tutte le fonti fossili vengano eliminate, e quindi c'è ancora molto da fare per la trasformazione e la transizione energetica. Di questo ci parlerà il professor Fabio Mignucolo dell'Università di Padova. Allora, iniziamo con Marino Mazzon. Marino Mazzon, lo vedete qui alla mia destra, devo dire che è stato lui a lanciare l'idea, nel senso che ancora la metà dell'anno scorso aveva mandato una nota all'Ordine degli Ingegneri ponendo il problema, chiedeva: ma gli ingegneri su questo tema così importante, così, così grosso, che ci riguarda tutti, farà qualcosa, può dire qualcosa? Questa provocazione è stata accolta da Mariano Carraro e dall'Ordine, e appunto è stata costituita questa commissione che ha lavorato e ha prodotto questo lavoro. Marino Mazzon ha una lunga esperienza
di lavoro, ha lavorato soprattutto nei primi tempi alla Tecnomare, una società di ingegneria di Venezia esperta nelle questioni dell'offshore petrolifero e degli aspetti ambientali, e dopodiché ha lavorato a Tethys occupandosi prevalentemente di sistemi di gestione intelligente del trasporto pubblico. Ha seguito numerosi progetti internazionali anche in Cina, a Pechino, Shanghai, in India, a Delhi, seguendo i sistemi di trasporto di quelle città. È anche docente al Master Trasporti all'Università La Sapienza di Roma. E gli cedo senz'altro la parola. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie di esserci. A me l'onore di presentare questo documento. E la presentazione sarà molto sommaria della serie. Il documento, per chi l'avesse già letto, è fatto in una successione di dichiarazioni numerate, ognuna delle quali sostanzialmente si riferisce a documentazione pubblicata, molto importante, prestigiosa, eccetera, eccetera, e quindi che sostanzia l'iter delle affermazioni che facciamo. Il documento è necessariamente abbastanza articolato, qui facciamo una sorta di volo d'uccello, perdonatemi se andrò veloce, mi dispiace anche che probabilmente da metà della sala in poi si leggerà poco, però insomma poi la documentazione la mettiamo a disposizione nel sito, ci sarà su YouTube, eccetera, eccetera, quindi non perdiamo informazione. Parto con questa, per dare una suggestione che viene da Piero Angela, anni 80, che ci ricordava che tutto quello che attiene alla vita nostra, della natura, gli equilibri nei quali la Terra si è sviluppata ed è arrivata al punto in cui è, tutto accade in uno spessore di atmosfera di 10 km. 10 km sono un millesimo del diametro della Terra. Se voi immaginate questa scala, ovvero c'è una pellicina di atmosfera intorno al pianeta, vi lascio immaginare come variazioni importanti delle condizioni in questa pellicina di atmosfera, quanto ci vuole per alterare questo equilibrio. Detto questo, che propongo di ricordare durante la presentazione, andiamo a dire perché abbiamo pensato di fare questo position paper, altrimenti chiamato anche carta di Venezia sul climate change, perché l'abbiamo percepito come un dovere civile prima di tutto, ovvero avendo, riteniamo, una certa coscienza di quello che sta accadendo, a noi sembra importantissimo che noi che siamo tecnici proviamo a diffondere un'informazione, perché si tratta, questo documento è un atto, in sé è un atto di comunicazione, che si rivolge sostanzialmente all'opinione pubblica, che a nostro avviso purtroppo non è abbastanza ben informata sul tema, e non certo da ultimo alle amministrazioni, nel senso che a nostro avviso qual è il problema? Sono noti gli obiettivi, quando si dice bisogna azzerare le emissioni nette di CO2 entro 30 anni, fantastico, benissimo, com'è che si fa? Chi è che decide cosa fare, quando fare? Ed è lì che secondo noi, insieme alle altre discipline coinvolte in queste analisi, c'entrano a nostro avviso anche gli ingegneri, ma è in subordine a un problema di coscienza che viene fatta questa comunicazione. Il documento è strutturato in 4 sezioni, questa è la prima, che sostanzialmente si occupa di dire qual è lo stato del climate change a oggi e quali sono le situazioni. Ma non solo parla di clima il documento, parla anche delle situazioni a contesto, parla di quello che succede fra gli stati, parla della necessità di pace, parla di una serie di cose alle quali vi rimando. Cominciamo da qua. Allora, questo è un diagramma classico, lo si presenta sempre come prima slide, e ci mostra che la CO2, la temperatura e il metano hanno avuto nell'ultimo milione di anni, questo si ferma agli 800.000 anni, comunque con cicli di 100.000 anni, sia la CO2 che la temperatura che il metano hanno avuto andamenti sincroni. Ricordatevi questo 300, sono le 300 parti per milione della CO2 nel passato, e vedete anche come l'uomo è entrato in questo meccanismo praticamente ieri mattina, con la nostra civiltà, 4000 avanti Cristo. Bene, cosa constatiamo? Che rispetto ai 300 parti per milione e i cicli di 100.000 anni è schizzata su questa cosa negli ultimi 70 anni, si parla del 30% di aumento della CO2.
Cosa significa questo? Che il pianeta non riesce più ad assorbire la CO2 che ha in atmosfera. CO2, dico CO2, ma sono, è diciamo, l'inviluppo dei gas serra. Il surplus di CO2, ricordiamocela, resterà in atmosfera per secoli. Ovvero non è che va via, eh? E a coloro che dicono, vabbè, però insomma, sai quante volte abbiamo avuto 400 parti per milione, fantastico, l'ultima volta è stata 5 milioni di anni fa, c'erano i mammut. E noi non si sapeva neanche che saremmo esistiti dopo. Poi la temperatura, l'abbiamo visto in tutti i giornali, è andata su e ogni anno si batte il record di temperatura. La temperatura, lo stesso, lo vediamo qui, subisce praticamente lo stesso identico andamento della CO2. E vedete come noi, quando siamo intervenuti nella storia, non abbiamo cambiato proprio niente, addirittura quando Colombo ha scoperto l'America eravamo un periodo, lo sapete dai libri delle elementari, no? Di relativa, no? La piccola glaciazione è stata chiamata. Dopodiché la temperatura è schizzata in alto e siamo fuori dalla scala solita oggi. Questo è il numero dell'accordo di Parigi, però le previsioni ci dicono che potrà andare molto peggio di così. Non lo dico per fare terrorismo, è per dire com'è la situazione misurata. Dopodiché ci sono le azioni che poi l'umanità, no, riuscirà a fare. L'altra cosa è, dice, ma non è vero tutto ciò, no, non è di origine antropica l'aumento di CO2, perché invece sono le macchie del sole, sono i vulcani, eccetera, eccetera. Non è mica tanto vero. La NASA ci dice che gli unici modelli che riescono a replicare quello che è stato il fenomeno misurato di temperatura, di anomalia di temperatura, più che di temperatura, sono i modelli matematici, e vi assicuro che sono molto complessi, no? Che tengono conto dell'influenza umana. No? Senza influenza umana, cioè tenendo conto del Sole e tutte le forzanti, diciamo, di natura, compresi i vulcani, ci porterebbero qua, e invece siamo quassù. Bene, vediamo alcune anomalie conseguenti a questo stato. E cominciamo da questo. Qua ci sono i tipping points. Questa è una pubblicazione della Yale Environments, dell'Università di Yale, che però viene da un articolo di Nature del dicembre dell'anno scorso. Si chiamano tipping points, i cosiddetti punti di non ritorno, che sono già in atto adesso. E li enumero. Uno è la foresta amazzonica. Un altro è il ghiaccio artico che si scioglie, anche queste sono notizie che sappiamo dai giornali, quindi niente di nuovo, voglio dire. La circolazione atlantica, che è un regolatore del clima di tutto il pianeta, non solo dell'Atlantico, sta rallentando per effetto delle acque fredde che si trova verso la Groenlandia e l'Artico, incendi nelle foreste boreali, le barriere coralline sappiamo già che sono in stato di coma, e quindi impatti ovviamente su tutte le catene alimentari marine, la Groenlandia si sta sciogliendo più velocemente di quanto si pensava 10 anni fa. Il permafrost si scioglie, e guardate che il permafrost, che è il terreno ghiacciato che sta sopra il circolo polare artico, si sta sciogliendo, e dentro il permafrost ci sono 100 miliardi di tonnellate di CO2 che stanno venendo fuori. Questi 100 miliardi di tonnellate, che sono il doppio di quanto noi oggi stiamo emettendo, anzi 2,5 volte, quello che oggi si emette in atmosfera, vuol dire che già solo questo surplus vanifica i patti dell'accordo di Parigi. Cioè, con le misure dell'accordo di Parigi non ci si fa tenere l'aumento di temperatura. Dopodiché si va sciogliendo anche l'Antartide, e c'è un rischio, no? Diciamo il rischio, non voglio dire del caso peggiore, ma quasi, fino a 13 metri di aumento medio del mare. Allora, a fronte di tutto questo, sono i tipping point che stanno determinando situazioni importanti, vale la frase dell'autore di questo articolo. No? Che dice? La crescente minaccia di cambiamenti bruschi e irreversibili, bruschi, deve costringere l'azione politica ed economica ad agire con urgenza sulle emissioni. Ed ecco il punto che poi noi vogliamo toccare come ordine, che è la conseguenza di questo ragionamento. A proposito di livello mare, c'è un effetto locale. Allora, la Climate Central, che è un'organizzazione americana, ha fatto un clima su un nuovo, diciamo, GIS, di tutto il mondo, guardando cosa potrà succedere fra 30 anni, questo modello con i dati di elevazione ultimi, gli ultimi proprio, di elevazione vera dei satelliti, e sta dicendo che c'è un rischio interessante di inondazioni con ricorrenza un anno che interessano la nostra costa da Grado a Cesena. Questo vuol dire che in queste inondazioni, che possono essere d'inverno più che d'estate, collegate anche a maltempi, eccetera, eccetera, ma sicuramente al delta di aumento del livello del mare, dalle nostre parti arrivano fino a Porto Gruaro, fino a San Donà,
fino a sotto casa mia, che abito a Mestre. Il fenomeno, diciamo, di background si può vedere da questo grafico che viene dalla, dai proceedings dell'Accademia Nazionale delle Scienze americana, quindi non dal giornale della mia parrocchia. E lo leggiamo così. Questo è il tempo, cioè è l'evoluzione nel tempo delle traiettorie del pianeta. I colori sono le temperature, qui c'è freddo e qui c'è caldo, spero che il mouse dia una sensazione. Qui c'è la stabilità dello stato della Terra in quelle circostanze. Allora cosa vediamo? Che la Terra, venendo in avanti ai giorni nostri, si è spostata in una zona più calda, mentre è andata oscillando fra questi estremi nei famosi cicli di 100.000 anni che vedevamo prima, no? Allora cosa vuol dire? Qui ci stiamo avvicinando a una soglia di 2 gradi, stimata da questo studio, no? Che ci dice che se prima di arrivare qua non riusciamo a riportare la traiettoria della Terra verso una situazione di relativa stabilità, ovvero un po' più caldo di prima ma non troppo, spero che si veda col mouse, la Terra va a finire in una situazione di campo equivalente molto stabile dal quale non la tira indietro nessuno. Questo può portare delle temperature tali da rendere la Terra inabitabile. L'ho messo in inglese questo titolo perché vi invito a cercare su internet il titolo, questo è il titolo di un articolo del New York Magazine di qualche anno fa che ha destato molto scalpore e che vi invito a scaricarvi e a leggervi, che è molto interessante. Un altro aspetto della situazione, sotto la voce cosa sta succedendo, io qua l'ho chiamato chissà e chissà meno. Sotto la voce chissà, io vi cito i grafici che nel position paper sono citati del Global Risk Report del 2020 del World Economic Forum di Davos, che sapete cos'è, inutile che lo dica. Allora, questi sono i grafici, allora, le prime pagine di questo rapporto sono dei grafici di sintesi sulla valutazione del rischio per la Terra. Io cito solo il rischio ambientale e il rischio sociale. Nell'asse delle X è la plausibilità dell'accadere del fenomeno, nella Y è l'impatto. Questi sono grafici ai quali siamo tutti familiari in quanto tali, a prescindere poi da cosa. Benissimo, allora proviamo a vedere cosa dice il World Economic Forum, che sul piano ambientale i rischi più plausibili e di maggiore impatto sono fallimento delle azioni sul clima, perdita di biodiversità, tempo estremo, cioè gli eventi estremi meteorologici, disastri naturali e disastri causati dalle attività umane. Sul piano della società, crisi dell'acqua, crisi del cibo, pandemie, migrazione involontaria, eccetera. Questo è rappresentativo di quello che, diciamo, gli addetti ai lavori sanno benissimo, cioè tutti i governi conoscono benissimo la situazione. Tutti i ministeri dell'ambiente di tutti i paesi del mondo la conoscono benissimo. Ma qui c'è un tema ed è quello che secondo noi è importante indirizzare ed è la comunicazione ed è l'opinione pubblica. Adesso nessuno di noi è così ingenuo da non capire che un conto è l'opinione pubblica occidentale, un altro conto sono le opinioni pubbliche asiatiche piuttosto che brasiliane piuttosto che africane. Questo è vero, però è anche vero che il mondo occidentale è stato storicamente, no, uno dei responsabili di questa situazione, ma ciò non toglie che è una situazione che riguarda tutti. Allora, la nostra analisi è banalmente, dice l'informazione, se siamo in queste condizioni dove l'opinione pubblica si sa che c'è il cambiamento climatico ma non ha ben capito di cosa si tratta, significa che in qualche maniera la comunicazione che è stata fin adesso non è che ha funzionato tanto bene, perché se avesse funzionato meglio saremmo tutti in piazza e non è così. E intervengono su questo, e lo diciamo nel documento, anche fattori psicologici complessi, fra cui una sorta di sindrome di passività che tende a installarsi nella mente delle persone quando ci sono davanti dei fenomeni molto complessi che tendono a essere rimossi da un'altra parte, cioè non ci si crede. Ci sono questioni anche di presa di posizione politica, perché adesso non si parla di nulla se non si sta nel fronte del nero o nel fronte del bianco, che è un'altra follia, di fronte, fra l'altro, in presenza di fenomeni, diciamo, che hanno una loro oggettività come queste, voglio dire, no? E in questo contesto, l'ha detto Santrobato prima, c'è il fenomeno mediatico di Greta. Greta è una ragazzina che però ha l'abilità
e per questo viene chiamata, non è che lei va a suonare il campanello a Davos, va a suonare alla UE, va a suonare all'ONU, la chiamano perché evidentemente hanno capito che ha un effetto, no, di emozione sull'opinione pubblica, effetto di emozione che secondo questo premio Nobel che ci permettiamo di citare qua, se non si instaura non muove niente. Quindi esiste a nostro avviso un problema di comunicazione ed è anche su questo aspetto, nei confronti dell'opinione pubblica, ed anche su questo aspetto che a noi piacerebbe riuscire a intervenire. La seconda sezione del position paper riguarda la sfida, cioè a fronte di questa situazione, mo cosa bisogna fare e come lo facciamo? Chi lo fa? E la sfida è, lo sapete dai giornali, la più importante dell'umanità, cioè qui si tratta di rivoltare tutto quello che si fa in un tempo molto breve. E la sfida è importante anche perché, come dico qua, il drago che dobbiamo uccidere come ha fatto San Giorgio, l'abbiamo fatto noi, non è che l'abbiamo fatto chissà chi, l'abbiamo fatto senza accorgercene forse. Allora, il futuro dipende dalle decisioni, cioè noi come genere umano possiamo, finché non è troppo tardi, condizionare il futuro. Questo qua è un grafico che viene dall'IPCC. L'IPCC immagino che tutti sappiano chi è l'Intergovernmental Panel on Climate Change, è stato istituito dall'ONU nel 1988 con lo scopo specifico di fare rapporti periodici sullo stato del clima e sulle previsioni del clima e dare consigli scientifici alla comunità dell'ONU. Ed è, diciamo, il panel scientifico oggi, oggettivamente, più credibile. Allora, questo grafico dice concentrazione equivalente di gas serra, lo stato dove siamo adesso e dove possiamo andare se gestiamo le emissioni. Allora, cominciamo da qua. L'accordo di Parigi, se rispettato, la lettera dell'accordo di Parigi, se rispettato, ci tiene fra il grado e mezzo o due. Però vedete bene che le emissioni devono calare di brutto e per farle calare di brutto bisogna fare tante cose. Esito degli impegni di Parigi vero, cioè se si rispetta quello di cui ci si è già impegnati, andiamo non a 2, andiamo a 3,2, perché i fenomeni in atto stanno andando a degradare la situazione più velocemente di quello che si pensava 10 anni fa. L'accordo di Parigi è stato firmato nel 2015, ha avuto una gestazione di 10 anni, non è che è stato fatto dalla sera alla mattina. E 10 anni sono tanti in questa situazione che stiamo vivendo, quindi andiamo a 3,2, 3,7. E dopo c'è lo scenario del no climate policies che ci porta a 5 gradi se non di più e sono le politiche non realizzate. Di nuovo mi permetto di dire la terra inabitabile. Allora qui è la sfida 1. Questa è la sfida dell'IPCC ed è un grafico che viene dal rapporto dell'IPCC del 2018, sintesi per i policy makers. Quindi questo è scaricabile, si va nel sito dell'IPCC, esce tutto, non c'è problema. Allora qua cosa vediamo? Vediamo l'andamento della temperatura al 2017, vediamo la previsione del 2040 nella prosecuzione rettilinea e queste bande qua dicono cosa può succedere nel momento in cui si riesce effettivamente a limitare le emissioni della CO2 fino ad azzerarle con velocità che possono essere diverse e sono rappresentate, scusate, in questo grafico qui. Questo è dove siamo con le emissioni adesso, 40 gigaton, che è equivale a 40 miliardi di tonnellate all'anno di CO2, si tratta di fare una linea retta, è stato molto semplice per l'IPCC, andiamo giù dritti, vuol dire 3% all'anno. Qui ho messo dal 2018 al 2019, occorreva calare del 3%. Perché dico così? Perché è più complicato. Perché l'UNEP, che voi sapete l'Environmental Program dell'ONU, è venuta fuori con lo Mission Gap Report, cioè il rapporto sul delta di emissioni rispetto a quello che si aspettava, no? Dicembre 2019. E l'ONU dice, attraverso l'UNEP, che neanche è cominciata la riduzione delle emissioni. E arriveremo per l'appunto ai 3,2 gradi a fine secolo, come dicevamo prima. Questo significa, dice l'UNEP, ma lo sanno tutti gli addetti ai lavori, che bisogna fermarsi a non emettere più di 25 miliardi di tonnellate entro il 2030, 10 anni da adesso, 25 miliardi. Con questo rate invece di emissioni arriveremo a 56, che è il doppio, che è molto più dei 40 miliardi che emettiamo adesso. Questo significa che invece di fare il 3% all'anno, occorre fare da oggi il 7,6%. Se cominciamo più avanti, invece del 7,6 all'anno, dobbiamo fare il 15, se no il 25, se no il 99% se cominciamo nel 2029. Ma intanto, fino al 2029, avremo emesso
n miliardi di tonnellate in più che resteranno in atmosfera. Allora qui si pone la domanda, che è la domanda esistenziale che ci poniamo anche noi, ma dice, ma come facciamo l'anno prossimo? No? E l'anno dopo, come facciamo? No? Chi è che dice, chi è che decide cosa fare? Risposta, la politica decide cosa fare, il mondo economico decide cosa fare. Benissimo, la politica come decide? Da sola? Al bar? Oppure qualcuno sarà chiamato a studiare alternative e a dare alla politica, come succede nei manuali delle giovani marmotte, scusate il termine, no? Nel mondo perfetto. Si guardano le alternative, si studiano gli impatti, i pro e i contro, poi la politica decide. Benissimo, se questo è lo schema di gioco, anche noi credo che sarebbe il caso che ci fossimo sulla scena, diciamo, no? Ma in quanto tecnici, in quanto portatori di competenza e di mestiere, il mestiere dell'ingegnere è esattamente questo. Sfida 2, raggiungere le condizioni di sostenibilità. Qui il tema di fondo è quello dell'Agenda 2030. L'Agenda 2030 è stata fatta nel 2015 dall'ONU e adottata da tutti gli Stati, compresa l'Italia. Che dopo uno si chieda, ma dice, ma fantastico, di questi 17 obiettivi, cosa stanno facendo gli Stati? La risposta è evidentemente niente, però c'è una linea guida. Perché serve l'Agenda 2030? Perché non si può consumare più di quello che la Terra può dare. Forse tutti sanno che l'Earth Overshoot Day è stato l'anno scorso il 29 luglio, cioè il giorno in cui l'economia del mondo ha consumato tutte le risorse che il pianeta poteva mettere a disposizione per quell'anno. Vuol dire che noi stiamo consumando come se avessimo un pianeta e mezza, e quello che consumiamo in più lo togliamo non alle generazioni future, non alle generazioni future, a quelle dei nostri figli. Corollario, tutto, quando diciamo è fantastico, bisogna decarbonizzare, avanti con gli accumulatori al litio, facciamo, scaviamo le miniere, eccetera. Ma guardate che tutto quello che si fa da sempre e si farà da adesso in poi consuma energia, consuma risorse, se non viene da fonti rinnovabili butta fuori CO2, eccetera, eccetera. Quindi tutte le azioni che si fanno devono essere tutte attentamente calibrate e bilanciate in modo tale che si possano fare nel rispetto degli impegni della sfida 1. No? Ne emerge che è ovvio che non è che c'è una killer application, no? Dove dice facciamo questo e tutto funziona. No, perché bisognerà agire su un miliardo di fronti diversi, no? Tutti quanti complessi, e quindi si pone anche un problema di capacità di gestire le complessità delle cose. L'agenda ONU 2030 comunque è quella che bisogna capire che è la guida da seguire. L'altra considerazione che facciamo nel nostro position paper è, ma dice, ma la politica cosa sta facendo, visto che è così chiaro che bisogna fare queste cose? Come sappiamo, non siamo nel migliore dei mondi possibili, o forse sì, ma se è questo il migliore dei mondi possibili non è che sia proprio. Perché? L'ONU ha detto con grande chiarezza, e il mondo della scienza compatto, a parte i negazionisti che però, voglio dire, non pesano, e ne discutiamo nel documento, è compatta nel dire che sta succedendo questo, certo con certe bande di incertezza, ma questa è, come dire, il comportamento del buon padre di famiglia, voglio dire, no? Ecco, però non c'è dubbio che non è il periodo della migliore collaborazione fra gli Stati, no? C'è qualcuno che ha tirato fuori un modo di comportarsi nei confronti fra le grandi potenze che, voglio dire, cioè, dà i risultati contrari rispetto a quello che veramente serve, no? E come abbiamo visto col coronavirus, gli Stati si comportano finora, se non capiscono che il problema è di tutti e bisogna unire le forze, ognuno si comporta come il diavolo vuole, cioè. Ma anche da noi il Veneto e la Lombardia e il Lazio e De Luca, eccetera, eccetera. Quindi non si può andare avanti così con un problema del genere. Ciò nonostante ci sono alcuni segnali positivi che evidentemente non bastano. Allora, il Dio benedica, secondo me, la von der Leyen che ha lanciato il programma del Green New Deal, e 15 giorni fa il Congresso americano, una commissione mista che era partita come commissione dei democratici ma ci sono dentro anche i repubblicani, ha fatto questo Solving Climate Crisis, che è un piano di 500 pagine, no? Che è giudicato il miglior piano, diciamo, strategico per l'ambiente mai fatto in America, no? Che naturalmente sta lì e verrà attuato, se mai verrà attuato, da chi vince le elezioni presidenziali, evidentemente, no? Però esiste questa cosa. Ma questa cosa qui non è una cosa operativa. Di nuovo,
Il documento dice noi dobbiamo lavorare su 12 pilastri e dobbiamo fare questo, 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 ma anche questo lascia aperto tutto lo spazio per dire fantastico, ma dopo come si fa? No? Altra notizia positiva è che il mondo finanziario si è svegliato prima del mondo politico, ovvero, l'abbiamo letto sui giornali, i grandi fondi di investimento, ma anche, tanto per dire, la Bank of International Settlements, che è il consorzio delle banche centrali nazionali, ha annunciato in gran pompa il disinvestimento dalle fonti fossili e l'investimento verso l'economia verde. Questa è una grande mossa. E il motivo non è che sono più buoni, è che semplicemente non è possibile fare economia se non c'è uno scenario chiaro davanti. Io non posso prestarti i soldi per fare il mutuo se dopo viene la tempesta dei 1000 anni e tu e tutta la popolazione non riesci più a pagare il mutuo. Giusto? E lo stesso non posso finanziare le aziende sui piani strategici se non so cosa succede. E quindi non è possibile, non è ammissibile che ci sia davanti una situazione non chiara. Sono stati fatti anche i conti sui piani economici e i costi risultano essere l'1%, i costi a sostenere nel mondo, l'1% del PIL mondiale. Non è un grande numero. Si parla di investimenti di 1.600.000.000.000 di dollari all'anno, non è un grande numero, anche perché le spese militari, non che non bisogna più spendere per i militari, però le spese militari sono più grosse. E gli impatti economici del business as usual sono dell'ordine del 10% del PIL. No? Qui c'è un'altra situazione importante che il mondo economico comincia a enunciare, ma anche questo l'abbiamo letto nei giornali, ma l'abbiamo messo anche in position paper, che occorre cambiare paradigma al capitalismo. Quindi occorre davvero cambiare tutto. In pratica cosa bisogna fare? Agire sulle cause, ovvero decarbonizzare. Le cause sono l'eccesso di carbonizzazione dell'atmosfera. Bisogna agire sulle cause e quindi decarbonizzare. Vuol dire fare tutta una serie di azioni che nel position paper, senza pretesa naturalmente di fare la lista delle cose da fare, non abbiamo studiato ancora abbastanza, però esiste, no, la possibilità, ci sono alcuni ambiti sui quali agire, questo si sa. Agire sugli effetti, ovvero promuovere tutti gli interventi di resilienza possibili e immaginabili, e qui c'è l'IPCC che forse aiuterà la comunità, perché nel 21 esce un altro documento sul Working Group 3 che dice quali sono le misure. Un volo d'uccello sulla situazione italiana. Sul piano dell'evoluzione climatica, quello che succederà in Italia non sarà diverso da quello che succede nel resto del mondo, con l'aggravante che, essendo il Mediterraneo, alcuni effetti saranno più forti, e forse li dirà Marco Marani dopo. Sul piano amministrativo abbiamo fatto quello che compete a un Parlamento, abbiamo adottato l'Agenda 2030, abbiamo adottato la strategia del COSO, abbiamo pubblicato il Piano Nazionale dell'Ingegneria, di cui poi sentiremo parlare, abbiamo approvato le mozioni parlamentari sulla crisi climatica, cioè anche lo Stato italiano ha detto che siamo in crisi. No? Però, a nostro modesto avviso, c'è qualcosa sul piano politico, no, che è ancora un po' in divenire, ovvero ci vuole una leadership forte e chiara, anche perché qui il problema è che occorre passare dagli obiettivi ai progetti, alle azioni, e metterci i soldi sopra. Dopodiché uno dirà, ma lo Stato italiano non ha tanti soldi, fantastico. Io ricordo solo che abbiamo 120 miliardi all'anno di evasione fiscale. Infine le conclusioni, ovvero cosa è che pensiamo, no? A supporto dell'amministrazione naturalmente, perché nei confronti dell'opinione pubblica bisogna comunicare meglio. Allora noi, come Ordine degli Ingegneri di Venezia, pensiamo che le indicazioni dell'ONU e della PCC siano quelle giuste e vanno seguite. Ipersemplifichiamo evidentemente, no? Anche ai fini della presentazione, però insomma è quello. E ci mettiamo a disposizione perché noi di mestiere siamo quelli che hanno studiato per analizzare i problemi multidisciplinari, fare sintesi, analizzare le alternative, proporle, valutarle in maniera tale che questi vadano sui tavoli dei decisori e mettere in condizione i decisori di decidere presto e bene. Poi ci siamo permessi, fra le mille cose possibili e immaginabili, di suggerire alla regione di dotarsi di un piano operativo per il clima, fare un'analisi degli impatti, vedere cosa magari serve per la difesa costiera, adottare un piano di gestione integrata della fascia costiera. Al governo proponiamo politiche forti per il clima, molto forti, no? E magari, no, usare i soldi del post-coronavirus per andare nella giusta direzione. E dopo, diciamo, vedrete anche nel position paper, no, in sostanza serve un'Europa più forte,
non c'è dubbio che lo Stato nazionale non va da nessuna parte se non sta dentro un continente, no? Curare le informazioni ai cittadini, eccetera, eccetera, e alla fine capire che c'è un senso di urgenza e quindi con questo senso di urgenza essere molto determinati e veloci. In sostanza, noi riteniamo che sia il momento di passare dagli obiettivi ai fatti, ecco, e ci piacerebbe essere parte della soluzione. Con questo vi ringrazio, mi scuso per il tempo, ma era un po' è stato complicato per me. Grazie, grazie a Marino Masson per questa illustrazione, direi appassionata, di questo documento, che è un documento, come vedete, abbastanza denso, abbastanza pieno di cose, pieno di elementi, c'è tanta carne al fuoco e c'è ovviamente anche molto molto da fare. Allora, adesso passiamo al secondo intervento, che appunto è l'intervento sul tema dell'economia, vediamo se riusciamo... C'è il professor Stefano Battiston, ci sente? Sì, vedo che mi pare in linea. Il professor Battiston è dell'Università Veneziana di Ca' Foscari, del Dipartimento di Economia, ed è docente di Climate Finance e Scienze e Gestione dei Cambiamenti Climatici ed è esperto sulle questioni economiche appunto legate al cambiamento climatico. È collegato dall'Università di Zurigo, dove attualmente sta lavorando, e se mi sente gli cederei volentieri la parola. Perfetto, allora procedo. Prego, prego. Benissimo, allora intanto volevo ringraziare per questo invito, è un grande onore essere in questo evento, partecipare alla possibilità di commentare su... documento di posizione dell'ordine del giorno. Il tempo è breve, quindi cercherò di dare, comincerò con alcuni commenti sul documento e poi il mio obiettivo è quello di dare alcuni spunti di riflessione sulla dimensione economica e finanziaria del cambiamento climatico. In particolare farò degli esempi su i canali di trasmissione del rischio economico e poi proporrò fondamentalmente delle domande che sono complementari e vanno nella direzione di quelle alcune domande che sono state poste nel documento, in particolare in relazione a come possiamo aumentare la resilienza del sistema sociale. Allora, partiamo con gli commenti sul documento. Riprendo qui alcuni dei punti che mi hanno in particolare interessato, colpito il documento stesso e li rielaboro un po'. Allora, il primo, direi, il cambiamento climatico ci confronta con una sfida che è al tempo stesso scientifica, economica e anche politica, nel senso che c'è una governance, una dimensione di governance che è critica, dobbiamo esserne consci. Il cambiamento climatico parte di un problema più generale, e cioè un problema di sostenibilità sia ambientale che sociale, del sistema economico stesso. È stato menzionato nel documento l'evento della pandemia, ed è interessante perché ci sono somiglianze e differenze con il cambiamento climatico, in particolare alcuni preconcetti su cosa le politiche pubbliche possano fare, sia la percezione del rischio da parte del pubblico, che a mio avviso l'esperienza del Covid ha messo completamente in discussione. C'è veramente molto da imparare dagli ultimi mesi. Un altro aspetto che a mio avviso è molto importante del documento è l'attenzione all'importanza dell'interdisciplinarità. È cruciale che il cambiamento climatico e le decisioni o
anche l'elaborazione dell'informazione che vada ad informare le decisioni sia lavorata in collaborazione con varie discipline. L'ingegneria può sicuramente portare un contributo molto importante, altre discipline chiave sono l'ecologia, l'economia, la fisica, tra le più importanti. Ripeto, la dimensione governance è stato menzionato nel documento che ci sono vari portatori di interessi, i cittadini in particolare con la loro, le loro domande sulla qualità della vita e la salute, le autorità pubbliche, e qui è importante capire che ci sono autorità pubbliche con diversi orizzonti temporali, quindi la capacità di elaborare l'informazione che la comunità scientifica fornisce è molto diversa. In alcuni casi la capacità della politica di agire è molto limitata. Questa è una cosa che ho tenuto a conto. Poi ci sono le imprese e alcuni temi, quello della crescita, vengono toccati nel documento. Per cui sollevo delle domande, le risposte sono complesse, molto articolate, però c'è veramente un compromesso tra salute e crescita. Quando parliamo di crescita economica, di cosa parliamo? Perché non tutta la crescita economica è necessariamente crescita materiale. Tendiamo a pensare questo, ma questo è una considerazione molto limitata. Dobbiamo infatti ripensare la catena di valore stessa. C'è un riferimento al disaccoppiamento, tra crescita ed emissioni nell'Unione Europea negli ultimi 30 anni, disaccoppiamento che è parzialmente solo apparente perché parte delle emissioni sono state esportate. Tuttavia è chiaro che è possibile sviluppare il valore, aumentare il valore dell'economia su attività che non sono necessariamente materiali. Questo è un punto cruciale della dimensione economica. Infine, nel documento si cita come la politica debba avere il compito di prendere le decisioni giuste. E qui ricordo è importante porre l'attenzione sui diversi orizzonti temporali, perché i diversi attori politici hanno diversi orizzonti e quindi in alcuni casi non possono, magari non sono nella posizione di prendere decisioni che sono allineate con gli obiettivi climatici che hanno un orizzonte di almeno 10 anni. L'ingegneria può sicuramente ma volevo fare un commento a questa frase dove nel documento si dice l'ingegneria può aiutare a scegliere tra le tante possibili azioni. Ecco, io lavoro nel campo della finanza sostenibile e in particolare mi interfaccio con tutti i modelli ingegneristici dell'economia, modelli climatici dell'economia che sono sviluppati in particolare da anche la comunità degli ingegneri energetici la comunità con la quale lavoro riconosce l'importanza della cosa seguente: è impossibile prevedere quale scenario si realizzerà esattamente in termini di transizione energetica in particolare, così come delle politiche climatiche. E quindi questo implica che dobbiamo prepararci ad essere resilienti a vari scenari, più di uno scenario. Questo è importante perché cambia la nostra percezione. Non siamo in una situazione di un problema di controllo ottimale, perché molte delle variabili non le controlliamo. Siamo di fronte ad un sistema complesso e quello che possiamo fare è aumentare la resilienza del nostro sistema economico. In particolare, ed è l'ultimo punto che volevo mettere in luce qui, in relazione al punto del documento sulla definizione delle azioni operative, certo, è
è tempo ed è anche quasi troppo tardi per passare a definire delle azioni operative, ma nel fare questo è cruciale che teniamo conto delle retroazioni feedback loop sono indotte dagli interventi tecnologici. Nel momento in cui sviluppiamo o introduciamo una nuova tecnologia, il collega prima menzionava, per esempio, nella transizione alle rinnovabili, beh, ci sono anche degli altri aspetti chiaramente legati all'uso dei minerali che sono necessari per la costruzione del fotovoltaico, così come lo smaltimento. Quindi è importante tenere conto come gli ecosistemi e il loro collasso in particolare ha poi ripercussioni economiche esso stesso. Non è soltanto una questione di come dire, salvaguardia della natura. Con questo passo a quest'ultimo punto, direi il documento è molto interessante e invito tutti quanti a riflettere sui contenuti che vengono sollevati. Vorrei concludere ricordando appunto l'importanza di queste dimensioni, la governance. Ci sono interessi privati che sono non necessariamente allineati con quelli pubblici o non necessariamente allineati con quelli di lungo termine. Questa è una cosa che va tenuta in conto anche nell'elaborazione delle tecnologie o nella elaborazione dell'informazione legata alle tecnologie. Non è, diciamo, non possiamo semplicemente, come comunità scientifica, siamo i tecnici e semplicemente trasferire l'informazione senza pensare anche alla complessità della governance che ci va dietro. Detto questo, volevo ora darvi qualche elemento di riflessione sulla dimensione economica del cambiamento climatico. Alla base di tutto c'è, come anche il collega che mi ha preceduto spiegava, abbiamo un sistema produttivo che è fondamentalmente basato sulle emissioni di anidride carbonica attraverso i vari settori, agricoltura, energia, manifattura, trasporti ed edilizia. Abbiamo un sistema produttivo che è sostanzialmente lineare, cioè la produzione funziona a partire da de delle risorse, nella produzione vengono prodotte anche delle emissioni di anidride carbonica e poi dei rifiuti. Chiaramente, essendo le risorse finite e la capacità del pianeta di processare i rifiuti e di assorbire le CO2 essendo finita, questo è chiaramente, è semplicemente una questione aritmetica e tutti dovrebbero capire, questo non è un sistema sostenibile e il suo potenziale collasso non è nell'ordine dei prossimi secoli, ma è nell'ordine di decadi. Una cosa che vorrei menzionare quando si dice l'aumento di concentrazione della CO2 causa l'aumento di temperatura globale del pianeta, c'è anche da tenere in conto una grande variabilità locale dell'impatto, cioè 3 gradi non sono 3 gradi dappertutto, possono significare 4 o 5 gradi in alcuni posti, che è molto difficile prevedere, ma 4-5 gradi più tutta una serie di eventi estremi che fondamentalmente poi rendono la vita o il tessuto sociale come dire, impossibile. Quindi questa è la rappresentazione di un sistema lineare della risorsa produzione rifiuti che ha un certo livello di pressione sugli ecosistemi. Quando passiamo ad una produzione che è almeno parzialmente circolare e siccome il collega parlava delle agende della Commissione europea, l'economia circolare è una delle agende insieme al cambiamento climatico, alla mitigazione del cambiamento climatico. L'economia circolare può diminuire questo effetto retroattivo della pressione degli ecosistemi dannoso sulla salute e anche sulla diminuzione delle risorse.
essenziali. In che modo il cambiamento climatico si materializza poi in rischio economico e finanziario? Ci sono fondamentalmente due canali, quello fisico e quello cosiddetto di transizione. Devo essere molto breve, quindi illustro alcuni esempi di canali. Il rischio fisico significa l'aumentata frequenza o intensità di eventi estremi legati al cambiamento climatico, per esempio eventi atmosferici, ma non solo, che hanno un impatto negativo sull'agricoltura e quindi poi potenzialmente sulla sicurezza alimentare, la quale a sua volta ha un impatto negativo sul rischio finanziario, rischio paese finanziario, quindi poi sulle bilance dello Stato. C'è anche in alcuni casi un rischio fisico su impianti di imprese, in particolare nella manifattura, vedremo un esempio successivamente, che causano a loro volta un deterioramento potenziale dei prestiti bancari e quindi una potenziale sofferenza di banche e assicurazioni. C'è un'altra dimensione che è quella del rischio economico di transizione. Questo concetto si riferisce al fatto che la transizione di un'economia a basso tenore di carbonio potrebbe avvenire in maniera disordinata e improvvisa. Questo significa un aggiustamento imprevedibile e repentino dei valori delle attività economiche o dei valori dei prezzi delle obbligazioni associate alle varie attività economiche, che poi infine alla fine sono in pancia alle istituzioni finanziarie e quindi hanno un impatto sui risparmi dei cittadini. Quindi vediamo un attimo alcuni esempi di questo canale di trasmissione. Imprese che operano nel settore energetico, per esempio, o nei trasporti, che si dovessero trovare a fronteggiare delle politiche o un prezzo del carbonio o delle politiche, quindi delle policy che non avevano previsto, che avevano scommesso non venissero introdotte, si trovano ad avere il valore dei propri titoli finanziari toccato, affetto negativamente. Ma pensiamo per esempio ai titoli obbligazionari di imprese nel settore energetico o nel settore dei trasporti che non si siano preparati alla transizione. In Italia abbiamo alcuni campioni nel settore automotive e nel settore energia. Se queste imprese non si preparano in maniera adeguata alla transizione, i valori dei titoli potrebbe è soggetto a un rischio sostanziale. Siccome poi questi titoli si trovano e rappresentano una parte importante del portafoglio di fondi pensioni e del sistema pensionistico pubblico, è chiaro che poi questo rischio e queste perdite percolano nella società e vanno a toccare poi alla fine cittadini comuni. Alcuni esempi di rischi e di perdite che si sono verificate già nel passato recente. L'impresa PG&E, che è una utility della California, è stata presentata da questo giornale di finanza, Wall Street Journal, come il primo esempio di bancarotta legata al cambiamento climatico. In realtà tecnicamente è stato un misto di rischio fisico e rischio di transizione. Non ho il tempo di spiegare che cosa è successo nel dettaglio, ma fondamentalmente in conseguenza agli incendi che si verificavano in prossimità delle linee di trasmissione, l'impresa ha fatto fallimento a causa di una serie di cause legali. Un altro esempio che voglio fare viene da uno studio condotto da Banca d'Italia sulle banche commerciali e sui prestiti che vengono erogati alle imprese in regioni, in province che sono particolarmente o comuni che sono particolarmente esposti al rischio di alluvioni. In questo studio che è citato
nella caption, si trova, adesso qui viene semplicemente mostrato la proiezione del rischio di alluvioni, ma poi nello studio vengono trovati dei risultati per cui il rischio di alluvioni, che è previsto aumentare a causa del cambiamento climatico negli anni futuri, ha un impatto già sensibile già oggi sui prestiti bancari alle imprese. E voglio concludere con una breve serie di slide, andrò veramente veloce, facendovi capire un po' il tipo di lavori che facciamo nella finanza sostenibile, nella finanza climatica. Cioè, consideriamo i diversi scenari di policy, che sono scenari di emissioni, cioè sulla SEI verticale qui sono i diversi livelli di emissioni annuali secondo diversi scenari. In quello blu in particolare è uno scenario compatibile con un innalzamento di 2 gradi centigradi rispetto ai tempi alla fase pre-industriale. Conseguentemente ai vari scenari di emissioni ci sono diversi scenari compatibili della componente energetica, delle diverse sorgenti di energia con la quale, per esempio, sia l'elettricità sì, ma anche l'energia primaria vengono prodotte. Quindi, per esempio, quello su cui vi voglio far soffermare è che nel lato destro di questa figura, la differenza tra RefPol e RefPol 450, vedete come a destra la componente grigio e grigio-marrone sono molto più piccole, cioè tutti questi diversi modelli sviluppati dalla comunità che lavora in economia climatica concordano nel dire che l'energia deve essere prodotta in maniera massivamente più importante da rinnovabili se vogliamo mantenere gli accordi di Parigi. Questo implica che c'è la seguente catena di trasmissione dagli scenari delle politiche climatiche che riguardano le emissioni. Questo si traduce in tutta una serie di scenari sulla composizione dell'economia, in particolare l'aspetto proprio ingegneristico, tecnologico di come l'energia viene prodotta dalle diverse sorgenti, il solare, l'eolico, l'idroelettrico, il nucleare e invece quelle dai combustibili fossili. Questi diversi scenari implicano diversi tipi di transizione, alcune delle quali disordinate, dai quali poi noi ricaviamo una stima dei rischi finanziari, perché chiaramente se un settore che produce per esempio elettricità a partire da una particolare sorgente come il carbone, l'elettricità con impianti a carbone, se quello entro il 2040 devono sparire, è chiaro che il valore economico di tutti gli operatori in quel settore ne sarà affetto molto negativamente. Quindi ricaviamo delle distribuzioni di rischi finanziari che poi andiamo ad applicare ai portafogli. Ci sono varie tecnologie, vari metodi, ma voglio solo concludere con questa slide. Quindi alla fine poi facciamo quello che è chiamato uno stress test climatico delle banche, ma di qualunque portafoglio finanziario. In particolare questo è importante perché poi alla fine si tratta di andare a capire come rendere più resilienti i portafogli che poi hanno a che fare con i risparmi anche dei cittadini e delle istituzioni finanziarie pubbliche. Quindi concludo, la dimensione economica e finanziaria ha un ruolo chiave per affrontare il cambiamento climatico, è fondamentale considerare il cambiamento climatico nel contesto più globale, nel contesto delle direzioni per migliorare la resilienza del sistema socio-economico. Cioè il cambiamento climatico è la dimensione, se vogliamo, emergente in questo momento, ma di un problema più generale. Questo richiede una aumentata interdisciplinarità nelle collaborazioni scientifiche. Io stesso vengo da un percorso di formazione molto interdisciplinare, vengo da un dottorato in fisica, poi sono diventato professore in economia e finanza. E in particolare la coscienza, il riconoscimento della complessità delle varie dimensioni coinvolte, non ultima e cruciale la complessità della governance.
spero di essere, di non aver sforato troppo nel tempo, e resto a disposizione per fare domande. Grazie. Grazie al professor Battiston, che ci ha illustrato appunto i complessi collegamenti che ci sono tra la situazione economica e il fenomeno del cambiamento climatico. E quindi passerei senz'altro adesso la parola al professor Marani. Per me, vediamo se... che appunto, come dicevo, ci parla degli aspetti connessi con gli effetti sulla idrologia e l'idraulica che potranno avere questi cambiamenti. Purtroppo stiamo sforando con i tempi, per cui mi scuso, ma devo chiedere ai relatori di rimanere possibilmente nell'ambito di 15 minuti, perché purtroppo abbiamo poi c'è l'assemblea degli ingegneri e qui i tempi sono purtroppo contingentati. Assolutamente, fatemi trovare questo. Sì. Ecco qui, buonasera a tutti, grazie per l'invito e in questo contesto così importante, non solo architettonicamente, ma importante per il peso che gli ordini e collegi hanno su questi temi e che credo debbano reclamare ed avere sempre più. Io credo di poter rapidamente arrivare alle mie conclusioni, nel senso che Nigel Mazzone ha mostrato molte delle cose che sono importanti e che costituiscono il contesto di quanto io di cui vi voglio parlare oggi, e passerò quindi rapidamente alle questioni che riguardano noi. Quindi il contesto globale l'abbiamo visto, non avete bisogno che vi convinca di questi grafici. Sulle meccanismi fisici forse vale la pena richiamare il fatto che non è solo una tortura dei dati che ci dice che il cambiamento climatico esiste, ma abbiamo una spiegazione fisica del perché esista. Non è una correlazione tra variabili. La mela che cade, sappiamo perché cade, perché c'è una teoria che non è mai stata falsificata. Similmente per il cambiamento climatico, non stiamo facendo una correlazione empirica tra elementi osservati apparentemente sconnessi. Sappiamo esattamente quali sono i processi fisici che ne sono responsabili. Nell'interesse del tempo andrò avanti, non vi dirò chi è l'IPCC, anche se con sgomento ho scoperto con i miei studenti dell'ultimo anno di ingegneria che queste cose sono largamente oscure, nel momento in cui poi ho deciso che una settimana, 10 giorni li dedico stabilmente d'ora in poi a trattare di questi temi nell'ambito del corso di idrologia per ingegneri. I modelli di cui abbiamo sentito parlare e che ci convincono e che rappresentano questi processi fisici di cui vi dicevo e che ci convincono che siamo noi responsabili, non facciamoci prendere in giro. Lo scetticismo ha purtroppo molta voce, troppa, rispetto al peso numerico che in realtà gli scienziati scettici hanno. Esistono, ma se c'è un articolo apparso su una rivista importante che mostra come il 97,5% degli articoli scritti sul sistema Terra concluda che nei vari aspetti del sistema Terra il cambiamento climatico è stato osservato, identificato e anche attribuito come responsabilità. Quindi gli scettici sono veramente pochi e è giusto che possano parlare, ma e che debbano parlare, perché è sempre importante il contenzioso, ma dobbiamo ridimensionare questo aspetto. La larghissima maggioranza di chi si occupa di questi temi è convinto del cambiamento climatico. I modelli sono uno strumento importante, qui vedete una rappresentazione di un modello GCM, Global Climate Model, ne esistono di accreditati una quarantina, non ce n'è uno, sono indipendenti, sviluppati nel tempo da diversi gruppi
e rappresentano dei processi che coprono molto complessi, che coprono scale spaziali e temporali molto vaste, tanto che è probabilmente il problema computazionale più challenging che abbiamo e che non riusciamo a risolvere pienamente con le capacità di calcolo di cui disponiamo, e per cui inevitabilmente alcuni dettagli dobbiamo tralasciarli. Non possiamo risolvere i processi a livello molecolare fino alle scale spaziali globali, dobbiamo da qualche parte effettuare un taglio. Ma, e questo è il fatto importante a cui ha accennato prima l'ingegnere Mazzon, se confrontiamo 40 modelli diversi, con assunzioni diverse, con metodi di soluzioni diversi, e li forziamo con le osservazioni attuali e passate, e facciamo un esperimento in cui selettivamente eliminiamo l'effetto dell'uomo, quindi eliminiamo le emissioni umane, quel che succede è questa differenza, la differenza tra la linea nera e la linea rossa. La linea nera è i modelli, la media di questi 40 modelli dell'IPCC in termini di temperatura, di anomalia della temperatura rispetto a una media passata, e mentre il colore rosso è il risultato degli stessi modelli, la media di questi modelli, in assenza di emissioni umane. Questa è la miglior indicazione, è la prova più importante che possiamo portare sul fatto che siamo noi responsabili di tutto questo. Al meglio delle nostre conoscenze, questo è il metodo scientifico, piaccia o no, è sempre al meglio delle nostre conoscenze, siamo noi responsabili di quel che osserviamo. Cosa osserviamo? Veniamo a noi, perché parlare dei grandi sistemi è molto interessante, però è in qualche modo remoto dalla nostra esperienza. Siamo in un'area che è molto soggetta agli effetti dei cambiamenti climatici. In realtà, se guardiamo bene, ci accorgiamo che questi effetti sono intorno a noi in maniera molto tangibile. Non occorre fare gli studi globali per riuscire a vedere questi effetti. E questo che vedete è di nuovo un output di questi modelli globali, quel che ci dicono questi modelli è che la dinamica, la traiettoria che segue il sistema per quanto riguarda l'Europa, per esempio, in termini di precipitazione, è una dinamica tale per cui le storm tracks, le perturbazioni atlantiche che investono l'Europa tenderanno a spostarsi sempre più verso nord, mediamente nella loro posizione. Questo provoca un clima più umido nell'Europa del nord e un clima più secco nell'Europa mediterranea. E quindi c'è da chiedersi cosa succede alle nostre parti, dove siamo in qualche modo in un'area di transizione tra le due. Possiamo farlo con delle osservazioni dirette, non satelliti, per quanto importanti, utili e fondamentali, in qualche modo vi danno una stima abbastanza indiretta di quel che accade alla superficie, ma una misura vecchia, in questo caso proprio con dei pluviometri. A Padova esiste la serie temporale di osservazioni di pioggia giornaliera più lunga del mondo, iniziata nel 1725 dall'abate Poleni a Padova. Questa che vedete è la sequenza degli studiosi che si sono succeduti prima in laboratori sparsi a Padova, poi alla Specola solo successivamente, e oggi portata avanti da ARPAV con le osservazioni presso l'Orto Botanico. Abbiamo ricostruito con uno stuolo di studenti e collaboratori dai documenti originali la serie temporale che è pubblicata, potete anche scaricarla se volete, basta che mi scriviate, ve la mando, che mostra come è variata la precipitazione a Padova nel corso di 3 secoli. Allora, senza fare grandi analisi con le quali non vi voglio tediare, semplicemente prendiamo la media fatta su finestre di 30 anni e vediamo come questa varia quando spostiamo la finestra di 30 anni sulla sequenza di 300 anni che abbiamo a disposizione. Allora, quello che vediamo è che la precipitazione media annuale sui 30 anni ha una tendenza alla riduzione, con delle oscillazioni ovviamente che sono legate a dei fenomeni, a delle quasi periodicità del sistema Terra che conosciamo.
si dice a Padova circa 800 mm di pioggia l'anno, quando nel corso di idrologia che alcuni di voi avranno seguito, non è vero evidentemente, no? Vedete, si può andare dai 1000 ai 700 mm l'anno, quindi c'è una significativa variabilità, ma una tendenza. Ma quel che è importante rispetto a quello che ci interessa dal punto di vista ingegneristico sono i valori estremi. Abbiamo tutti noi affrontato Gumbel, ora si fa di meglio, ci sono metodi più avanzati, e alcuni dei quali ho proposto con il mio gruppo di ricerca e alcuni collaboratori negli ultimi 6 o 7 anni, che sono molto più efficienti dei metodi classici, con i quali possiamo studiare i valori estremi di questa serie, di nuovo, su finestre di 30 anni, spostandole dal 1725 fino ai giorni nostri. Allora, quel che accade, vedete, è che c'è una variazione importante nell'estremo, qui definito come la pioggia centenaria, ovvero la pioggia con tempo di ritorno 100 anni, ovvero la pioggia giornaliera che si presenta, che è eguagliata o superata in media una volta ogni 100 anni, o se volete la stessa cosa, la pioggia che ha la probabilità di 1 su 100 di verificarsi in ogni singolo anno. Allora, se andiamo a vedere la variazione, vediamo che se ci mettiamo nel 1919 a progettare una qualsiasi opera e abbiamo a disposizione 30 anni di osservazioni, l'evento di progetto è quel pallino verde che si attesta sui 125 mm. Ma poi l'opera, una vita utile di 100 anni, vogliamo negarla? L'opera si trova ad affrontare degli eventi estremi che sono completamente diversi. Perché? Perché non siamo in grado, con le metodologie attuali, di tenere in conto i cambiamenti climatici. Semplicemente questo. Ne sentiamo parlare, Greta Thunberg ci dice che dobbiamo essere tutti nel panico. Dovremmo esserlo, ma non abbiamo degli strumenti ingegneristici, operativi, per affrontare questi problemi. È ancora un problema che non è arrivato alla professione e che è un problema che non è stato travasato dalla ricerca verso la pratica. Medio mare, velocemente, ho ancora 2-3 minuti se me li date, misure del comune alla punta della salute, siamo a Venezia, è impossibile non parlarne. Questa è la serie temporale misurata a Venezia, vedete in rosso la media mobile dei livelli, quindi il medio mare che cambia dal 1872 ad oggi, 37 cm più in alto, okay? Erano 23 alla fine del secolo. Quella linea rossa vuol dire che gli eventi estremi saranno sempre più rilevanti, anche senza che le tempeste aumentino di intensità, che peraltro è probabile che stiano facendo. Quindi anche se consideriamo solo, vedete nel plot sottostante, le fluttuazioni rispetto al medio mare contemporaneo, cioè del tempo in ciascun momento, quindi sottraendo il medio mare in ogni anno, guardando solo le fluttuazioni rispetto al medio mare. Studiamo questo segnale e poi sovraimponiamo a quel segnale il cambiamento del medio mare fino a dove lo conosciamo, linea nera, e linea rossa, quello che è proiettato dall'IPCC non per la media globale, ma per il Golfo di Venezia, come vedete questo pixel che vedete qui in marrone, che forse sì, vedete, intravedete. Allora possiamo dire un po' di cose, possiamo visualizzare cosa succede. Il Canaletto usava la camera oscura per dipingere i suoi quadri, le sue scene, quindi le scale verticali in particolare sono molto ben preservate. Prendiamo a riferimento due personaggi, il più alto assumiamo abbia l'altezza media del tempo, circa 1,70 m, e visualizziamo l'evento del 66. Questo è l'evento del 66 in Piazza San Marco, con il medio mare del 66. Nel 1750, quando quel quadro è stato dipinto, quello sarebbe stato l'evento del 66, perché il medio mare era molto più in basso. Quindi lo stesso evento, la stessa acqua alta, produce degli effetti completamente diversi. Ma possiamo adesso proiettare verso il futuro. Verso il futuro, questo è l'effetto di quello stesso evento, con il medio mare previsto per il 2100. Quindi anche senza l'intensificarsi degli eventi tempestosi, andiamo sicuramente incontro a un intensificarsi degli impatti di questi eventi tempestosi.
Finisco con questa applicazione di questo metodo di cui vi parlavo, che si chiama Metastatistical Extreme Value Distribution, che andiamo proponendo, per studiare la distribuzione di probabilità degli eventi estremi di acque alte. Per abbreviare, qui vediamo il 12 novembre 2019, H è la sola componente sopra il medio mare, quell'evento si è sovraimposto su un medio mare che era molto più alto del 66. Quindi la sua eccezionalità è molto minore rispetto al 66. Il tempo di ritorno dell'evento del 66 è di circa 300 anni, un poco superiore. Il tempo di ritorno del 12 novembre 2019 è circa 85 anni, quindi molto molto più frequente. Domani cosa succede? Innalzamento del medio mare, possiamo esattamente calcolare quali saranno nel 2100 i tempi di ritorno. Il 4 novembre del 66 nel 2100 avrà un tempo di ritorno di 11 anni. In media una volta ogni 10 anni si presenta o viene superato. Per cui sono concreti, sono davanti a noi. Il MOSE, che ha funzionato, serve, non servirà per sempre, serve perché ci difende da quelle acque alte, ma attenzione, è ora di cominciare a parlare di cosa facciamo dopo, perché ci abbiamo messo una cinquantina, sessantina d'anni a costruirlo, no? E nel 2100, vedete, il numero di chiusure saranno 260 chiusure l'anno nel 2100. Non possiamo aspettare il 2100 a trovare un'alternativa, perché ci separano solo 80 anni di fatto da quel momento. Quindi è il momento di chiederci, MOSE bisogna che funzioni, cosa dovremo fare ulteriormente rispetto a questo. Tre conclusioni, tre importanti, guardando il position paper, che trovo, sono preoccupato perché di solito i miei collaboratori mi guardano male perché correggo tutto, invece mi trovo allineato perfettamente con quello che viene scritto in questo documento. Alcuni elementi importanti, interdisciplinarietà, che viene richiamata nel documento. Gli ingegneri devono essere in grado di parlare con altre competenze, non possiamo rimanere chiusi nelle nostre tradizionali competenze. Dobbiamo capire e imparare i processi di altro genere che non sono tradizionalmente parte del nostro milieu culturale. Dobbiamo essere protagonisti, perché gli ingegneri hanno questa tradizione del fare, sanno come affrontare le cose, possono essere dei leader nell'affrontare i problemi climatici, a patto che sappiano cogliere questa occasione. Devono guidare, non devono seguire. In questo senso il position paper è molto importante e spero che possa avere la risonanza che merita. E perché la cultura del rischio idrogeologico è insita nella formazione dell'ingegnere ed è quella di cui abbiamo bisogno, che dobbiamo estendere ad altre discipline, parlando ad altre discipline, includendo i cambiamenti climatici e metodologie concrete che ne possano tenere conto. A 17 minuti spero di aver recuperato un po' di tempo. Grazie. Grazie mille, professore. Tanto sintetico, ma davvero molto molto interessante il suo intervento. Ci ha detto cose che insomma un po' ci preoccupano, devo dire anche tanto ci preoccupano, soprattutto per appunto la franchezza con cui ha presentato un futuro che insomma non è tanto, però su questo ci sarà molto molto da fare. E allora dobbiamo stringere ancora, chiamo il professor Fabio Bignuccolo al microfono, eccolo qui, è già pronto. È docente di associato in sistemi elettrici per energia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova, insegna impianti di produzione di energia elettrica, sicurezza dei sistemi elettrici e ha quali interessi di ricerca lo studio del funzionamento degli impianti di generazione connessa alle reti di distribuzione e in particolare agli impianti a fonti rinnovabili e i sistemi di accumulo dell'energia, che credo saranno anche questi un tema del futuro. Ci parla della cosiddetta transizione energetica, cioè di quel processo che ci dovrà consentirci di abbandonare del tutto le fonti fossili attualmente ancora, che fanno ancora la parte del leone, diciamo così, sulla produzione di energia, per passare ad altre tipologie di fonti. Prego,
professore. Allora, grazie, buonasera, grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere qui. Abbiamo visto un quadro, abbiamo visto degli scenari, cerchiamo di pensare a fotografare un po' meglio questo quadro e cercare di trovare una soluzione per evitare questi scenari. Allora, parto da una fotografia, scusate, che è l'attuale fotografia del sistema elettrico. Lo diciamo molto velocemente, 300 terawattora all'anno, in Italia produciamo circa un terzo da fonte rinnovabile, per lo più ancora da idroelettrico, dopodiché c'è una parte di eolico e una parte di fotovoltaico. Ma ancora produciamo la maggior parte di energia con il gas. Poi c'è l'olio, una piccola parte di olio combustibile, una parte di carbone che andrà in phase out al 2025, una grosso modo un decimo di importazione dall'estero. Ad ogni modo, questo è il quadro completo, 300 terawattora. Prima parlavamo del fatto che in Europa più del 50% dell'energia è stata prodotta da rinnovabili in questo primo semestre, anche effetto lockdown, è energia elettrica, non è energia complessiva. E nella seconda slide vi faccio vedere cosa significa la differenza. Questa è l'Europa, divisa per vari paesi, l'ultima riga è l'Europa, e ci dice cosa andiamo a consumare per fonte. Partendo da sinistra abbiamo prodotti petroliferi e abbiamo gas. La percentuale di utilizzo di energia elettrica è solo questa banda che dovrebbe essere azzurra, ma insomma qui è un colore un po' diverso, ma insomma siamo intorno a un quarto scarso. Tutto il resto sono altri usi dell'energia. Banalmente usiamo ancora autovetture che hanno un rendimento complessivo intorno al 22-23%, perché ovviamente non abbiamo delle alternative, o perlomeno non ancora percepiamo delle alternative importanti. Questa è l'Italia, è abbastanza allineata con l'Europa, se non per il gas, consumiamo molto più gas della media europea. L'obiettivo che ci diamo al 2050 è togliere tutta questa parte che è andata nella nuvola, quindi riconvertire verso un uso di rinnovabili tutti questi che sono attualmente consumi fossili, in primis, ripeto, petrolio, gas e carbone. Anche la parte azzurra, che è il consumo di energia elettrica, in parte è prodotta da fossile, come abbiamo visto prima. Quindi in realtà quello lì non è un azzurro pulito, è solo una parte prodotta da rinnovabile. Al che uno dice, vabbè, allora guardo il report del GSE, gestore dei servizi energetici, e vedo come sono messo rispetto alle traiettorie che mi ero dato. Questo è l'andamento dei consumi finali lordi di energia coperti da rinnovabile, e dico, vabbè, insomma, gli ultimi 5 anni sono stati abbastanza costanti, ma sono meglio della traiettoria del piano d'azione nazionale, che è quella linea blu. Se faccio l'analisi di partita per settori, vedo che sostanzialmente termico e elettrico sono già sopra al valore soglia che mi avevo dato 10 anni fa, sui trasporti ci posso ancora lavorare, ma sono stato abbastanza bravo. No, perché il PAN sostanzialmente è un progetto vecchio, ha degli obiettivi assolutamente insufficienti. Quelli che sono gli obiettivi nuovi sono quelli che sono stati definiti dal Green New Deal a livello europeo, dal PNIEC a livello, diciamo, anche a livello italiano. Cosa significa? Che questi target sono assolutamente insufficienti, devono essere alzati, e più ci mettiamo a convertirci e più devono essere alzati velocemente se vogliamo ottenere gli obiettivi che ci siamo dati. Quindi sostanzialmente la domanda che ci facciamo è come poter aumentare la quota dei rinnovabili nei vari settori. Banalmente quello dell'energia elettrica è quello più facile da capire, perché sostanzialmente spengo una centrale a fonte fossile e realizzo un impianto a fonte rinnovabile. Devo pensare come bilanciare il sistema, come regolare la frequenza, come compensare le variazioni stagionali, eccetera, però insomma in qualche maniera una soluzione ce l'ho. Per convertire invece i trasporti verso il settore rinnovabile, una soluzione o è l'utilizzo dei biocarburanti oppure è passare sul vettore elettrico, quindi elettrificare i consumi. Questo significa potenziare i trasporti su rotaia, ad esempio, molta della logistica in Italia va ancora su gomma, non va su rotaia, l'utilizzo dei sistemi di mobilità individuale, quindi auto, piuttosto che altri mezzi di tipo elettrico, e anche la logistica, se vogliamo mantenerla su gomma per varie esigenze, passarla su elettrico. Andrà in porto un progetto per camion elettrici su teleferica lungo autostrada. Stessa cosa sulla parte termica, quindi sia la regolazione termica, parlo di pompe di calore, sia gli usi termici, tutti i processi di induzione, tutta la parte di forni elettrici. Questo ci consente di spostare sul vettore elettrico una serie di consumi attuali che abbiamo invece su fonti non rinnovabili. Accennavo al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, è un documento lunghissimo, vi invito a leggerlo,
ci dà un quadro abbastanza completo. Ho riportato qui solo alcune brevi fotografie in termini di target. Utilizzo del 30% di fonti rinnovabili sul consumo lordo complessivo di energia. Quindi quello che attualmente è il 18% dobbiamo portarlo al 30% in 10 anni. Come lo ripartiamo? Settore elettrico. Attualmente siamo al 34%, dobbiamo passare al 55% in 10 anni. Come lo faccio? Beh, aumentando impianti a fonte rinnovabile. Ma cos'è che posso installare oggi? Eolico e fotovoltaico. L'idroelettrico è già stato abbastanza utilizzato, si può fare qualcosina, ma insomma i margini sono minori. Altre fonti o ancora non ci sono a prezzi interessanti, oppure sostanzialmente non hanno una capacità di aumentare questa penetrazione in maniera così significativa. Settore termico, settore trasporti, dobbiamo passare da un attuale 5% a un 22% di copertura da rinnovabili. Estrapolando questo piano significa avere 6 milioni di veicoli elettrici al 2030, di cui 4 full electric. Settore calore, dobbiamo passare da un 20% attuale a un 33% in 10 anni. Questo significa sostanzialmente pompe di calore in sostituzione di caldaie a combustibili fossili. Qui è una slide che ho preso pari pari dal PNIEC, quindi non è niente di mio, ma sostanzialmente vi conferma quello che vi ho appena detto. Crescita del fotovoltaico, crescita degli altri prodotti rinnovabili, riduzione dei consumi e ovviamente efficienza energetica, quindi sia risparmio energetico che efficienza energetica, elettrificazione dei consumi, e questo consente anche una riduzione della dipendenza energetica verso l'esterno. Perché elettrificare i consumi? Beh, è molto facile, perché il vettore elettrico è sicuramente quello più flessibile, pulito e capillare, perché è assolutamente indispensabile in tutti gli usi finali e perché sostanzialmente la struttura elettrica è quella che è più flessibile al cambiamento. Idealmente io spengo una centrale, ne metto un'altra e tutto il resto del sistema, trasmissione, distribuzione, utilizzazione, resta sostanzialmente lo stesso. Non è esattamente così, perché ovviamente a fare questa modifica mi porta a una serie di problematiche in termini di gestione della rete, però diciamo le soluzioni ci sono. Sia che faccia impianti di grande taglia, sia che faccia impianti di taglia più piccola a servizio delle utenze, sia di media che di basso taglia. Vado molto veloce. Sicuramente c'è un problema di investimenti infrastrutturali, quindi sicuramente c'è una necessità di potenziare la rete. Già oggi la rete ha dei punti di criticità, parlo di rete elettrica ovviamente, dovranno essere ulteriormente affrontati per garantire quella che è la stabilità, quella che è la compensazione delle variabilità stagionali e giornaliere delle fonti rinnovabili, per compensare quella che è l'imprevedibilità della fonte o la comunque aleatorietà. Ci sarà una serie di soluzioni, quindi regole di mercato, autoconsumo collettivo, sistemi di accumulo, e un ripensamento delle regole del mercato. È un mercato che è stato pensato nel 99 quando il paradigma era completamente diverso. Probabilmente anche il mercato elettrico richiede una nuova struttura. Una cosa molto interessante che si abbina molto bene con il settore elettrico è l'idrogeno. L'idrogeno è un altro vettore, non lo troviamo ovviamente come fonte primaria, ma può essere un ottimo vettore energetico. Ci consente di riutilizzare processi a combustione pulita, se io l'idrogeno ovviamente lo produco da fonti rinnovabili, quindi se parlo di idrogeno verde. Non devo parlare di idrogeno nero, di idrogeno blu che ottengo da fonti fossili. Posso utilizzare la combustione, posso riutilizzare l'infrastruttura esistente come i gasdotti, posso stoccare abbastanza facilmente grosse quantità di energia e i processi di conversione da elettrico a idrogeno elettrico stanno diventando sempre più efficienti, quindi questo procedimento di interscambio tra vettore elettrico e vettore idrogeno sarà sicuramente una delle chiavi del prossimo futuro. Ce lo conferma l'Unione Europea, che sostanzialmente prevede un investimento significativo fino a circa 470 miliardi di euro entro il 2050 su questa tecnologia. C'è un target di 1 milione di tonnellate di idrogeno da produrre da rinnovabile al 2024 e questo target diventa 10 volte tanto, 10 miliardi di tonnellate al 2030. Quindi dobbiamo sicuramente passare per un'elettrificazione dei consumi. Possiamo utilizzare l'idrogeno come vettore energetico, dobbiamo generare da rinnovabile tutto quello che sarà il consumo elettrico, il consumo attuale più quello extra legato all'elettrificazione degli altri consumi.
Tradotto, dobbiamo aumentare di molto la generazione rinnovabile. Quella che adesso fa più o meno un quarto del consumo elettrico deve diventare molto di più. Come lo faccio? Tutta la parte di impianti di generazione abbinati alle utenze, quindi tipicamente fotovoltaici, domestici, industriali, commerciali, su edificio, comunità energetiche che possono interscambiarsi energia senza interessare troppo il sistema elettrico. Impianti di grande taglia, perché mettiamoci nella testa, non bastano le coperture per fare fotovoltaico, devo anche fare del fotovoltaico a terra, potrò fare tutte le pensiline sui parcheggi, ma una parte devo farla necessariamente a terra. Ci sono un sacco di terreni inutilizzati, pur se destinati a scopo industriale, che potrebbero essere destinati a questo scopo. Ho bisogno di impianti eolici, impianto eolico tipicamente di grande taglia per forza, perché deve essere studiato bene e c'è una economia di scala abbastanza spinta. Posso fare l'eolico sui pendii montani, posso farlo sulle coste, posso farlo offshore, ovviamente sono diverse taglie, diverse problematiche coinvolte, ma lo devo fare sicuramente. Ci potrà essere un po' di altre fonti, qui ho detto idroelettrico, mini idroelettrico, ci potrà essere un po' di biogas, ma il grosso, come abbiamo visto prima, sarà sostanzialmente solare fotovoltaico. Sul lungo periodo altre tecnologie, però se ci poniamo in un'ottica di intervenire subito dobbiamo parlare di queste. Sicuramente prima o poi arriverà la fusione, ma non possiamo aspettare che arrivi la soluzione definitiva e intanto il paziente muore. È ovvio che ho citato diverse tecnologie perché la chiave è un mix opportuno tra le diverse tecnologie. Se facessi tutto con una tecnologia solo, andrei incontro a dei problemi notevoli. Pensate al fotovoltaico che produce tutto in poche ore di giorno e produce molto più d'estate che d'inverno. Quindi devo mixare, ad esempio, fotovoltaico e eolico in maniera opportuna. Questo è l'andamento degli ultimi anni che sostanzialmente ci dice che a livello europeo il trend è abbastanza partito e non dobbiamo fermarlo, ovviamente, perché se vogliamo mantenere questi obiettivi dobbiamo anzi incentivare la crescita di questi settori. L'idroelettrico anche a livello europeo vedete che è sostanzialmente costante negli ultimi anni. Qui avevo portato un brevissimo focus sulla regione Veneto perché l'anno scorso io faccio parte anche del centro studi Levi Cases in economia e tecnica dell'energia, abbiamo fatto uno studio specifico sul Veneto. Il Veneto, ad esempio, cosa significa portarlo al 100% rinnovabile? Beh, innanzitutto dobbiamo considerare che il Veneto consuma il doppio di quello che produce. Quindi anche se io producessi tutto da rinnovabile, quello che attualmente produco da fossile, sto coprendo solo metà del consumo. Siamo il secondo consumatore in termini di regione a livello nazionale, ma solo il nono produttore. Quindi qui vedete uno specchietto grosso modo, poi lo ritroverete nelle slide, sono dati ovviamente documentati e, sulla base di dati a livello, disponibili a livello nazionale e internazionale. Dicevamo, un esempio, aumentare la produzione fotovoltaica. Non mi soffermo su cosa significa, su cosa c'è stato, eccetera, su come si può fare. Quello che volevo dire è dobbiamo cercare di ottimizzare la produzione fotovoltaica, anche a discapito un po' della producibilità. Non andremo a mettere probabilmente i pannelli tutti a 30 gradi con l'inclinazione ottimale, magari li metto all'inclinazione un po' più bassa e li avvicino in modo tale che una minore superficie orizzontale mi possa produrre più energia. In termini di integrazione con gli edifici sono interessanti anche in prospettiva tutta la parte delle facciate. Salto velocemente a un caso concreto, qui sono la penultima slide. La domanda è possibile fare tutto questo fotovoltaico? Allora, cosa ho fatto? Ho preso uno stato che è il Giappone. Il Giappone l'ho confrontato con l'Italia, queste due rappresentazioni nella stessa scala geografica. E ho fatto una serie di considerazioni e di paragoni. Allora, il Giappone è il 20% più grande dell'Italia, ma ci vivono il doppio delle persone. Quindi in termini di densità abitativa sicuramente ci sorpassa. Ha una disponibilità solare che è più o meno come quella del nord Italia, non cambia molto, ha delle reti tendenzialmente deboli, addirittura il sistema di trasmissione è diviso in due sottoreti, una parte 50 e una parte 60 Hz per retaggi del passato. Bene, il Giappone negli ultimi 5 anni ha installato 42 gigawatt, che è il doppio di quello che l'Italia ha installato fino adesso, dal 2007 ad oggi. Perché? Perché c'è stata Fukushima, hanno deciso di convertire drasticamente il sistema energetico del paese verso una logica rinnovabile. Arrivo alla conclusione. Cerco di dire quello che è il mio punto di vista, alcune cose le ho già sentite. Parto dalla vignetta. La vignetta è paradossale. Se un politico mi viene a dire che l'auto elettrica è bellissima, lui la usa in città, gli chiedono che auto ha comprato e dice un SUV turbo diesel, c'è qualcosa che non va. Non so se serve la politica, forse serve il livello di più del politico, serve lo statista, come diceva già 150 anni fa un politico in America, poi riposo da De Gasperi. Ecco,
attenzione a non cadere in una trappola, 2030 non è lontanissimo, 2030 è mentre scendiamo le scale per uscire da qui, e sperando che non sia già ieri, sperando di non essere già troppo tardi. Perché? Perché tanti investimenti richiedono tempi, un impianto eolico richiede uno studio termometrico di un paio d'anni, ha un processo autorizzativo di altri 2 anni, una costruzione che se va bene di 6-7 mesi, quindi se io parto oggi pomeriggio inizio a produrre il 2024. C'è la necessità di destinare delle risorse alla realizzazione di questi impianti, risorse anche in termini di terreno. Chi dovrebbe farlo questo? Dovrebbe essere l'amministrazione che fa questo qui. Non può essere sempre il privato che fa un investimento, compra il terreno, studia un'autorizzazione e poi nel 20% dei casi riesce a costruire l'impianto, negli altri casi butta via tutto l'investimento che ha fatto. Probabilmente sarebbe il caso di individuare delle aree e destinarle a questo scopo. C'è la sindrome Not in my backyard, quindi va bene tutto ma non dietro casa mia. Allora, due cose molto veloci, sono due fattori, due elementi di scala. Primo, devo guardare il mio cortile o devo guardare il sistema paese o devo guardare il sistema mondo? Secondo, è veramente il mio cortile e posso fare quello che voglio o devo ragionare in un'ottica di interesse collettivo? Terzo, la scala del tempo, devo pensare a oggi, a domani o a fra 10 anni? Tutto quello che ci siamo impegnati guarda a 10 anni, a 20 anni e fra 30 anni, ma la decisione la devo prendere subito, perché altrimenti gli anni passano ma le cose non cambiano. Quindi anche in questo una nuova mentalità è richiesta. E c'è anche da superare una serie di barriere. L'auto elettrica, tutti dicono l'auto elettrica è bellissima, però se rimango a piedi. Ma io vi chiedo, quante volte vi capita di fare più di 300 km al giorno? Tolti i rappresentanti, tolti alcune categorie che fisiologicamente sono così. Io cerco ogni volta di convincere i miei parenti dicendo che loro più di 30 km non fanno al giorno, quindi in un'ora la macchina è ricaricata di notte. Quindi il pianeta sicuramente sta soffrendo il caldo, dobbiamo tirarci sulle maniche per cercare di dargli un po' d'acqua, altrimenti il futuro non ce l'abbiamo. Mi fermo qui. Grazie infinite anche, per, anche al professor Vignucolo per la sintesi, per questo panorama devo dire molto ampio, molto completo che è riuscito a darci in così breve tempo su quella che è la situazione energetica e la possibile transizione. Purtroppo abbiamo sforato ampiamente con i tempi, per cui l'ingegner Carraro me ne vorrà di sicuro. Dovevo trarre delle conclusioni, ma insomma le conclusioni avete capito bene che non è che si possano trarre, è una partita assolutamente aperta che ci dovrà vedere impegnati tutti quanti, sia come categoria professionale ma anche come cittadini, direi soprattutto come cittadini, perché come è stato detto e in più volte durante questo convegno, l'importante è che si diffonda una coscienza tra la popolazione che infonda, diciamo così, la forza per poter affrontare insieme questi problemi. Cioè dobbiamo renderci conto tutti che il problema c'è e va affrontato subito e non domani. Grazie a tutti.